solitudine, comprendo che appartengo al Salvatore. Tutto ciò mi insegna a confidare soltanto nel Signore. Tutto ciò sopra il monte, lo ringrazio nella valle, nelle difficoltà, lodo il Signore, perché senza problemi non saprei che gli interviene, non saprei che quella fede Dio fa. Tutto ciò mi insegna a confidare soltanto nel Signore. Tutto ciò mi insegna che dipendo dal suo amore. Gloria a Dio. Gloria al nome santo del Signore, gloria a Gesù, grazie Signore. Signore, ti ringraziamo questa sera, ti adoriamo in spirito e verità, perché ancora siamo qui, nella tua casa questa sera, nonostante il tempo avverso e le varie e svariate prove, ma siamo qui per lodare il tuo nome, per benedirti e per ringraziarti. Signore, manifesta la tua grazia ancora, il tuo amore, il calore della tua presenza. Abbiamo bisogno di te come mai prima, come dice un coro che abbiamo cantato tante volte, ancora questa sera. E vogliamo ancora pregarti che tu raggiunga quanti sono malati in questa sera, quanti hanno l'influenza. Abbiamo ricevuto diversi messaggi dei nostri fratelli e sorelle. Voglia tu intervenire nelle loro case, benedicendoli con la tua grazia. Signore, guarisci. Ed ancora in questo tempo di sconvolgimento e di ansietà italiana e mondiale, metti pace nei cuori, perché tu sei il principe della pace. Signore, ancora noi qui siamo davanti a te e vogliamo la tua pace. Parlaci ancora. Parla, Signore, dal cielo con la tua parola di verità. Vogliamo ascoltare la tua voce e noi ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Grazie Gesù, grazie Signore. 142, Shalom Adonai Shalom. Vogliamo cantare un altro cantico? Gloria a Gesù Cristo. Shalom Adonai Shalom. Signor,
Alleluia, alleluia. Questo è il fondamento di quando abbiamo incontrato Gesù, definito, lui stesso dice: io sono il principe di pace. Quando abbiamo Gesù nel cuore, anche se i monti fossero smossi in seno al mare, oggi stasera è una serata difficoltosa, con pioggia, grandine, un po' di tutto, ma siamo arrivati qui per dare gloria a Dio. Ho detto già, preghiamo per quanti non sono potuti venire. Mi è arrivato il messaggio poc'anzi della sorella Rita, Veronica, stanno male, hanno l'influenza, e anche Rita con il bambino. Vogliamo pregare per loro, che il Signore possa intervenire con la sua grazia. Allora, un altro cantico. 25. Cantico 25. Anche una benedizione speciale per fratello Antonio, che è venuto a piedi da Colle Fiorito. Beh, il nostro giovane, è giusto che gli diamo un atto di amore. Si è fatto una bella scarpinata a piedi, un po' d'acqua, un po' qui, e un po' paura, ma il Signore l'ha aiutato, è arrivato fin qui. A Dio sia la gloria. Amen. Un attimo soltanto, fratello Antonio, intanto volevo salutare quanti ci seguono sul canale YouTube, ma anche, stiamo facendo delle prove, anche su Facebook, vedo che ci sono diversi che sono collegati. Dio vi benedica. Amen. Nel nome del Signore, tutti quanti. Bene, cantiamo questo cantico, 25. Gesù, Gesù, nome prezioso per me, ti sento vicino mio re, non posso fare a meno di te. Più forte la possibile. Mia piccola fede, il mio cuore è pronto a servirti, Signore. Gesù, 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 non posso fare a meno di te. Noi non rinunciamo a Gesù, no, no, non vogliamo rinunciare affatto, in nessuna maniera.
di Gesù, nostro Signore. Un altro cantico. 27. Cantico 27. Insieme a te siamo invincibili. Alleluia. Gloria a Dio. Insieme a te, insieme a te siamo invincibili, perché tu hai già sconfitto il male. Noi cantiamo la tua vittoria. Cristo in me, poiché ci hai riscattati, ci hai dato libertà. La tua parola è forza in noi, la terra ora vedrà che insieme a te siamo invincibili, perché tu hai già sconfitto il male. Noi cantiamo vittoria, Cristo in me, Cristo in me, Cristo in me. Insieme a te, insieme a te siamo invincibili, perché tu hai già sconfitto il male. Noi cantiamo la tua vittoria, Cristo in me, poiché ci hai riscattati, ci hai dato libertà. La tua parola è forza in noi, la terra una vedrà che insieme a te siamo invincibili, perché tu hai già sconfitto il male. Noi cantiamo la tua vittoria, Cristo il Re, Cristo il Re, Cristo il Re. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. C'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore? Per la Francesca portate, ecco, date il microfono. Sì. C'è sempre un'occasione buona per ringraziare il Signore ogni giorno per le cose meravigliose che ha fatto nella mia vita, per la salvezza che mi ha dato. Ed è buono ringraziarlo, rendergli la lode, la gloria e l'onore, perché se non fosse intervenuto lui nella mia vita, oggi noi qui non ci conoscevamo, io non sarei stata qui. Il suo amore e la sua misericordia è stato grande, immensa, incommensurabile, e lo voglio ringraziare con tutto il mio cuore, con tutto il mio me stessa. E anche oggi posso dire, fin qui il Signore mi ha soccorso, mi sta accanto e mi riempie della sua pace. Nelle prove, nelle difficoltà, lui è sempre vicino e ci aiuta a superarli. Lo voglio ringraziare ancora per oggi, anche se sono cose materiali. Sembra che le cose poi ti capitano tutti in una volta, la caldaia, la macchina, vabbè, altre cose, però questa mattina questo Signore è stato così gentile e cortese, è venuto a vedere, si è portato soltanto una chiave inglese. E inizialmente mi ha detto: ah, qui bisogna chiamare i tecnici, se c'è qualche problema grande. E poi all'improvviso, ah, ecco, niente, con niente. Io ho detto: Signore, grazie. Amen. Perché grazie, so che Gesù. Lì ci ha messo le mani il Signore, anche lì. Perché il Signore ci dice di chiedere ogni cosa. Tante volte noi siamo non timidi, timorosi, anche giusto avere il timore di Dio, perché sembra che chiediamo al Signore tutto. Però il Signore conosce i nostri bisogni, conosce la nostra situazione e Lui ci soccorre. Perché noi non lo vediamo, non lo possiamo vedere, ma è meraviglioso. È meraviglioso quello che fa Dio, quello che può Alleluia. Fare. E Gloria lo voglio ringraziare con tutto il mio cuore ogni giorno della mia vita. E voglio dargli la lode e la gloria. E lo voglio ringraziare anche per tutto.
tutti i miei familiari che ancora sono così resistenti alla chiamata del Signore, li metto nelle sue mani ogni giorno e il Signore li benedica e che ci benedica insieme tutta la fratellanza. Grazie Signore Gesù per ogni cosa. Amen, 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 grazie a Dio. C'è qualche altro? Vuole ringraziare il Signore? Antonio, prego, prendi il microfono. Gloria a Gesù. Pace a tutti, è sempre bello dire questa parola pace, pace fratello, pace sorella, che tante volte pure quando noi lo diciamo, non tra di noi, però sembra che in generale anche nel di fuori parliamo dalla comunità, parliamo di altre comunità che ormai sono entrate in questa routine soltanto, pace sia diventato solo un saluto come ciao, invece noi quando lo diciamo pace è veramente pace, ma in tutti i sensi, cioè pace, amore, ti amo nell'amore, grazie, ti amo nell'amore del Signore, ed è una cosa meravigliosa. Io brevemente volevo ringraziare il Signore per una situazione, per stamattina che cosa è successo, mi ha fatto venire un pensiero, poi l'ho condiviso, vabbè, nel gruppo, io lo voglio ridire perché è stata per me una benedizione da qui dentro, è partita dal cuore. Il fatto di, come diceva la sorella Francesca, di fidarsi totalmente del Signore, anche quando non sappiamo i suoi piani. Tante volte pure io ho parlato in questi giorni con alcune pastori di altre comunità, perché li conoscevo così, vabbè, ci ho parlato, e mi hanno detto la maggior parte stanno scrivendo un sacco di libri, come ritorna il Signore, fa così, fa colà. E io gli ho detto, ma scusatemi tanto, come abbiamo noi l'autorità di dire come il Signore fa e come il Signore non fa, perché sono le nostre interpretazioni, perché Dio fa come gli pare. Come ha fatto, per esempio, voglio dirlo adesso, l'ho chiamato in questi giorni perché, come ha fatto con la cara sorella Francesca, infatti abbiamo parlato con la sorella Francesca, grazie, era preoccupata all'inizio, come anch'io per la casa, e abbiamo detto semplicemente, Dio ha fatto in passato per te grandi cose? Domani non sappiamo come fa il Signore, già le ha risolte. E tante volte pure io, il pastore mi conosce, pure voi mi conoscete bene, ma chi non mi conosce lo dico davanti alla telecamera, io all'inizio andavo sempre nel libro delle rivelazioni e volevo sapere come faceva il Signore, fa così, viene colà, ah succede questo, succede quest'altro. Dentro di me stamattina mi è arrivato un rimprovero da parte dello Spirito Santo, mi ha detto: ti fidi del Signore? Ma tu devi sapere per forza come Dio deve agire? Cioè, perché quando noi ci fidiamo di una persona, metti caso io affido a voi la mia casa, non per forza vi devo controllare, perché io mi fido semplicemente di voi, senza che io vada a controllare. E tante volte io dicevo, Signore, io vorrei sapere che cosa succede, e il Signore mi ha detto a me, nel mio cuore, ti fidi di me? È come il centurione, poi mi ha messo davanti sto centurione che era un pagano, a pensare un po', era un pagano, e rispetto agli israeliti che volevano vedere Gesù, ah Gesù vediamo un po', che ne so, davanti al sepolcro devo vedere Gesù che dice a quel morto resuscita, magari alcuni volevano addirittura entrare dentro la tomba per verificare che era lo stesso morto, per vedere se era effettivamente lui, faccio un esempio paradossale, oppure la figlia di Gairo, dobbiamo andare a vedere perché voglio vedere se veramente non è una sosia, ma effettivamente è lei che resuscita. Cioè, capito il senso di vedere per forza quello che fa Dio, come lo fa, e magari, capito in che senso? Proprio vederlo. Invece il centurione, cioè rispettando magari la tradizione ebraica, che un pagano non poteva entrare dentro la casa, no? Magari lui stava lì, era abituato a sentire queste cose, che i pagani non potevano frequentare gli ebrei. Lui gli ha detto, guarda Signore, so, ma io non so, grazie, so che tu non puoi entrare dentro la mia casa, lo so, ma io ho fede in questo, stava davanti a Gesù per dirle queste cose, che basta una tua parola e so che quel mio servo guarirà, non lo so come, non posso scrivere una dottrina come farai, se farai così o nell'invisibile, ma io so che tu farai questo. E Gesù, io mi immagino, perché lui
e lo diciamo apertamente perché ho invitato alcuni testimoni di Geova anche a seguire il culto, sta scritto in prima Giovanni 5, nell'ultimo versetto, egli è il vero Dio, è scritto, e la vita è eterna. Cioè immaginiamo, nella storia di Israele lui ha detto per la prima volta, è un pagano, ma io non ho mai vista tanta fede così nel popolo di Israele, cioè sentirlo da parte di Dio. E questo è un incoraggiamento che ci sta dando tante Grazie. Volte il Signore. Noi vogliamo sapere, che conosco alcuni, Gesù. Non voglio fare nome, che vogliono sapere come ritorna il Signore e sono spaventati addirittura, pastore, che dicono, ah, viene l'anticristo, succede così, e addirittura spaventano i bambini dicendo, conosco una famiglia che spaventa addirittura dei figli dicendo, ah, se noi facciamo così Dio non ci può guarire perché è così, perché è colà. Invece no, perché il Signore ci ama, il Signore ci ha voluto, e io dico, ci ha voluto bene fin qui e ci vorrà bene anche domani. E se noi non sappiamo i progetti di Dio, come nella Genesi, mi ha fatto venire in mente, che tante volte non si capisce come agisce Dio nella Genesi, sembra però tante volte, però il fine ultimo è questo, Dio vede tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono. Tocca fidarsi di Dio, anche se tante volte, no, non sto dicendo a voi, io sto dicendo anche a quelli che ci guardano, a me stesso, ecco, lo dico anche a me, io dico ci, ma dico a me, ci dobbiamo fidare del Signore, senza fare troppe domande del futuro. Grazie, gloria a Dio per il libro di Rivelazione, ma se non sappiamo tante cose è perché dobbiamo fidarci del Signore totalmente. Alleluia. Perché se no, io per esempio, io lo dico, parlo di me, pastore, ho fatto il peccato di sfiducia, e lo dico, perché volevo sapere troppe cose, vediamo come Dio agisce, in quale anno, in che mese, in quale giorno, e chi è che non lo può fare? Ma mettere tutto davanti alle mani dell'Eterno, pure per il domani, non sappiamo se tra un'ora ce ne andiamo all'altro mondo, dico, ce ne andiamo in cielo, noi non lo sappiamo, il domani non ci appartiene, e fin qui l'Eterno ci ha soccorsi, e insieme nell'amore. Io dico, parlo, guarda voi, perché non posso guardare, nel senso, non posso guardare chi ci segue, però guarda voi, in senso, guardo come a me stesso, nell'amore e nella pazienza, e camminiamo nelle mani di Dio. E se non sappiamo tante di quelle cose, dico anche a chi ci segue, non dico voi, ma io dico a chi ci segue, di non scrivere, perché ho saputo adesso stanno scrivendo dei libri per vedere come ritorna addirittura Gesù. Ma se Gesù ha detto che nemmeno lui lo sa, perché lui potrebbe guardare il futuro, perché Dio, ma lui si fida di suo padre, dice no, io mi fido di mio padre. E quanto più noi ci dobbiamo fidare del Signore. Non sappiamo i piani di Dio, però noi sappiamo che lui ritornerà, perché facendo il riassunto del libro di Rivelazione in generale, ci saranno sì cattive cose, ma il fine ultimo è il ritorno di Gesù, e sarà un mondo meraviglioso dove noi saremo governati non dagli uomini ma da Dio. A Dio sia la lode e la gloria. Amen, amen. Gloria a Dio, grazie Signore. Fratelli e sorelle, vogliamo leggere un po' di versi in Genesi, capitolo 32. Forse un po' si collega a ciò che il nostro giovane Antonio ha detto. Giovane perché è bello, vorrei essere anch'io come lui. Genesi, capitolo 32, verso 24. Vogliamo leggere un passo conosciuto. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba, e quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la commessura dell'anca, e la commessura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare che spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. E l'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. E quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. E Giacobbe gli chiese: de, palesami, fammi conoscere il tuo nome. E quello rispose: perché mi chiedi il mio nome? E lo benedisse quivi. E Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho veduto il Dio a faccia a faccia, e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levava come egli ebbe passato Peniel,
e Giacobbe zoppicava dall'anca. Per questo fino al dì d'oggi gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la commessura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la commessura dell'anca di Giacobbe al punto nell'erbo della coscia. Un passo, un episodio famosissimo che da questa mattina mi è tornato in mente, ma quello che vorrei dire, spero giunga a tutti voi, a quanti ci seguono, non è tanto seguire l'episodio passo passo, ma quello che ho sentito nel cuore quest'oggi di fare un'applicazione spirituale intorno a questo episodio molto, ripeto, conosciuto. Giacobbe il soppiantatore, Giacobbe l'imbroglione, Giacobbe il carnale. Abbiamo questa realtà prima di questo incontro di Giacobbe con l'angelo. Quest'uomo era vissuto per se stesso, aveva derubato la primogenitura a Esaù che toccava suo fratello con un qualcosa di spiacevole, imbrogliando suo padre, e si era preso la benedizione che non apparteneva a lui. Ora, la cosa che mi ha fatto riflettere al di là dell'episodio, e lo applico a noi, a tutti, io per primo, che oggi, come al tempo, ma oggi c'è la preghiera carnale e la preghiera spirituale. Che cosa voglio dire questa sera? Una realtà che sento nel cuore: noi possiamo pregare, svolgere anche la nostra preghiera personale o comunitaria a livello carnale o a livello spirituale. Che vuol dire a livello carnale? A livello carnale significa molte cose, e ne accenno qualcosa. Quando noi preghiamo secondo i nostri sentimenti, secondo i nostri pensieri, secondo i nostri progetti già stabiliti dalla nostra mente, e noi diciamo: ebbene, io prego e Dio ottempererà a quello che ho pensato. Noi pensiamo molto, noi siamo delle macchine eccezionali, e la mente pensa, e molte volte applichiamo le cose spirituali alle cose materiali, e facilmente, mentre noi preghiamo il Signore e chiediamo al Signore, in quel momento noi siamo nella carnalità. Capita anche a me, capita a tutti, e quindi non entriamo nella comunione con Dio perché i nostri concetti spirituali sono nostri e basta. Quanti oggi, e questo è un problema per tutti, hanno dei concetti prestabiliti e già incorniciati in modo religioso, e vanno davanti a Dio non con un cuore aperto, ma già con un cuore ben preparato e ben confezionato, dicendo: Signore, ecco il pacco, ecco quello che io voglio, tu dammelo. E il Signore non risponde a queste mie preghiere, a queste nostre preghiere, ai preghiere di coloro che le fanno a casa. Perché? Perché unicamente non sono spirituali, non sono secondo la volontà di Dio. Guardate, questo non è difficile sbagliare su questo, e vi faccio un esempio così calzante. L'apostolo Paolo, oggi senza leggere la Bibbia, ma sapete, lo Spirito Santo ci ricorda questo, è scritto, voleva andare in Macedonia, voleva andare ad evangelizzare la zona della Macedonia. Ora voi direte: ma che c'è di male? Buono, no? È secondo la volontà di Dio che io vado lì. E Paolo, l'apostolo, sto dicendo, non qualunque persona, ma l'apostolo delle genti, aveva questo progetto e sinceramente voleva andare lì. Ma il Dio mandò un angelo e gli disse:
tu non andrai lì, non andare lì perché c'è del pericolo. Quindi non è il momento nel quale tu vai lì. E Paolo accettò questa realtà e disse amen, non andò. Vedete, questo è un esempio classico di quanti di noi a volte vogliamo forzare la mano di Dio e dire: Signore, ecco, io sto pregando, ma in realtà non siamo connessi con il cielo. A proposito di connessioni, tutto si connette oggi e dovremmo connetterci ogni volta che preghiamo con il cielo, per lo Spirito Santo, perché è lo Spirito che ci mette in comunicazione ed è lo Spirito che ci dà le parole giuste, scritto secondo il cuore di Dio. Io ricordo tanti anni fa quando si diceva questo, che quando si prega nello Spirito, lo Spirito si connette con lo Spirito Santo ed intercede per noi con sospiri ineffabili e gloriosi. Allora la preghiera carnale non va da nessuna parte. Tante volte preghiamo e diciamo già da molti anni sembra che si fermi al soffitto. Beh, è una realtà. Allora dobbiamo metterci in discussione: sto pregando per lo Spirito, sto dando luogo, un'altra parola che si diceva tanti anni fa, luogo allo Spirito Santo, o sono io che prego? O sono io che sto dando spazio a pensieri che anche sono buoni? Io non sto dicendo che sono cattivi, ma sono secondo la volontà di Dio. È Dio che vuole che io prego in quella maniera? È Dio che vuole che io ho dei concetti? Vedete, fratelli e sorelle, io ricordo Mosè. Quando Mosè vide il pruno ardente che ardeva e non si bruciava, rimase spaventato. Seguitemi un istante. Mosè vide una manifestazione extra sua conoscenza e vide qualcosa di straordinario ed ebbe paura Mosè, ma il Signore gli parlò: togliti i calzari, perché quel luogo dove sei è santo. Allora, che cosa voglio dire? Noi dobbiamo avere l'apertura, sempre secondo la parola di Dio, mai uscire, ma avere l'apertura che Dio può fare qualcosa che a noi non abbiamo mai conosciuto, perché il Signore può fare anche cose nuove, manifestazioni eclatanti della sua volontà e della sua potenza come mai prima. Sto gridando, ebbene così sono. Come mai prima? Oh fratello, ma io sono tanti anni, non posso immaginare questo. Ebbene, probabilmente il Signore si manifesterà proprio in quella maniera che è contraria al mio intelletto. Gloria a Dio, perché il Signore fa le cose a suo piacimento. Il Signore non sta a mia disposizione, a nostra disposizione, a disposizione di nessuno qui, ma il Signore agisce secondo la sua volontà. E se la nostra volontà giustamente si collega alla sua, allora succede qualcosa di meraviglioso, qualcosa di eccezionale. Perché i miracoli non avvengono più tanto? Perché onestamente posso dire, e tutti noi ci mettiamo lì, diciamo: Signore, perché quando si prega non si prega con un cuore aperto totalmente al Signore. Ci sono dei pregiudizi, quelli semplici che ti dicono, una voce che ti dice: sì, tu stai pregando per la guarigione di Tizio e Caio, della sorella e del fratello, ma abbi pazienza, ma tu proprio, eh? Viene quella voce che ci mette in discussione, quella voce che ci mette in crisi, dice: ma ti pare che il Signore ascolta proprio a te? Invece noi dobbiamo dire: Signore, aiutaci, perché vogliamo fare la tua volontà. Quando Anna era al tempio, la mamma di Samuele, era una donna afflitta e sconsolata e andava al tempio e più volte, perché non poteva avere dei bambini, e la sua compagna di viaggio la prendeva in giro in continuazione, ma questa donna andava al tempio e pregava.
E dice la scrittura che lei non ardiva aprire la bocca e piangeva e sussurrava soltanto, ed Eli, il sacerdote, non capiva, sembrava che questa donna avesse bevuto, e disse fra sé e sé: ma questa donna è fuori un pochino, ha bevuto. Invece era una donna afflitta, ma stava pregando nel tempio, nella casa di Dio. Ebbene, con la sua insistenza, impossibile, in quel tempo non c'erano le tecniche di oggi che noi aboriamo, ma non c'era possibilità di avere un figlio perché era sterile. Ma lei ha continuato a pregare giorno dopo giorno finché il Signore gli ha risposto. Gloria a Dio. Perché l'insistenza, secondo la volontà di Dio, lei diceva: se il Signore mi darà un figlio, io lo dedicherò a Dio. Che bello! Non sarà per me, sarà un figlio sì, ma sarà un figlio dedicato al Signore. Vedete che realtà meravigliosa! Quando c'è l'altruismo, quando una persona chiede una cosa sì per se stesso, magari perché ci fa comodo, perché ne abbiamo bisogno, ma che sia anche di benedizione per gli altri. E Samuele è diventato un sacerdote che è stato di benedizione per il popolo di Israele, e Dio si è usato potentemente di Samuele. Ma se la mamma non avesse pregato e più volte avesse creduto con fiducia, non ci sarebbe stato Samuele. A Dio sia la gloria. Fratelli e sorelle, la preghiera carnale, abbiamo già parlato altre volte, o spirituale naturalmente, abbiamo già parlato tante volte e mi riviene di nuovo, perché ripetere non è sbagliato. Il fariseo e il pubblicano, oh, quante volte questa idea della religiosità. Il fariseo che stava davanti e diceva: io sono meglio di tutti, io do la decima, eccetera eccetera. È una preghiera, è stato detto, scusate, faccio saltare la Bibbia, era una preghiera che apparentemente sembrava positiva: io sono bravo, non faccio male a nessuno. Ma c'era un uomo da lontano che riconosceva le sue manchevolezze e si batteva il petto, abbiamo detto. Gesù chi ha scelto? Ha scelto il fariseo, che forse sembrava una preghiera spirituale, o ha scelto quella probabilmente carnale del pubblicano? No, il Signore ribalta le situazioni, quelle che a noi sono appariscenti, e diciamo: guarda Tizio, Caio e Sempronio quanta spiritualità ha. Invece probabilmente non giudichiamo, ma Dio vede le cose nel modo giusto. Fratelli e sorelle, oggi è il tempo di cercare la faccia di Dio, e quando siamo in preghiera, a me succede sempre, già da 100 anni, ogni volta che cominciamo noi siamo disturbati, è vero? Arriviamo difficilmente, entriamo subito nell'atmosfera, a volte siamo disturbati da pensieri che ci portiamo da fuori, o comunque mentre siamo in chiesa, ecco che in qualche modo siamo appesantiti, ci trapassano dei pensieri di afflizione, anche dei pensieri di errore, perché noi quando siamo in preghiera dobbiamo essere, ripeto, connessi con lo Spirito Santo. Non possiamo fare quello che vogliamo, ma dobbiamo essere guidati dal Signore. So che questo tocca a me prima di tutto, perché è necessario, guidati dal Signore. Signore, che vuoi che io faccia questa sera? Che vuoi, che tipo di preghiera faccia? Da casa già ho preparato il foglietto, stasera non ho scritto niente. Ho preparato il foglietto e devo seguire il foglietto. No, la preghiera non è scritta, la preghiera non è una serie di punti, la preghiera è un tocco immediato dello Spirito Santo che ti fa dire quello che è giusto davanti a Dio. È quella la preghiera che il Signore accetta, una preghiera spirituale, nello Spirito,
come ogni cosa che noi facciamo, il canto e quant'altro, è scritto in Corinzi Paolo, sia fatta nello spirito. Ebbene, è una responsabilità, quando si parla dietro un pulpito è la stessa cosa, dobbiamo dire non nella carne ma nello spirito. Ebbene, ritornando all'episodio, mi si è chiusa anche la Bibbia ma lo ricordo bene, Giacobbe lottò tutta una notte, la sua carne era forte, era un uomo forte, lottò con l'uomo che poi l'uomo per l'Antico Testamento, l'angelo da un'altra parte, è Gesù che era sceso, era l'apparizione del Signore, e lottò una notte intera. Forte, eh? Aveva messo in campo Giacobbe le sue capacità di lottatore, sapeva benare molto bene la spada e lui stava usando la sua carnalità perché voleva vincere in quella maniera, e tutta una notte. Ma immaginate le 2, le 3, le 4, le 5 di mattina, le 6, ma a un certo punto, grazie a Dio, Gesù, l'angelo, intervenne, perché a un certo punto, voglio dirvi qualcosa, una bella notizia, a un certo punto se noi ci mettiamo davanti a Dio, il Signore interviene con potenza, toccò l'anca di Giacobbe e la slogò, a quel punto Giacobbe fu annientato, il suo orgoglio annientato, la sua capacità umana annientato, e lui si arrese al Signore e disse: non ti lascerò andare, perché adesso ha riconosciuto. Sapete, fino a quel momento non aveva visto bene, lottava soltanto, i suoi occhi erano accecati e doveva lottare. Come a volte capita, noi partiamo con la preghiera senza capire, partiamo, è capitato anche a me, ma poi a un certo punto dobbiamo fermarci e dobbiamo dire: Signore, che devo fare? È un'ora che sto lottando inutilmente, e Giacobbe tutta una notte ha lottato, ma il Signore l'ha toccato, e quando il Signore l'ha toccato anche duramente, lui riconosce e gli dice: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. E l'angelo, il Signore lo toccò e fu benedetto, il suo nome fu cambiato da Giacobbe a Israele, e da quel momento Giacobbe non era più l'imbroglione, non era più il falso, non faceva più preghiere carnali, ma se voi leggete la storia, Giacobbe diventa un uomo di Dio a tutti gli effetti, benedetto lui e la sua casa. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di questo, che il Signore ci tocchi questa sera. Pure è stato duro, ma perché slogare la gamba che poi l'ha portata per tutta la vita? Paolo ha avuto per tutta la vita un problema probabilmente agli occhi, aveva pregato 3 volte, il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basta, affinché tu non ti insuperbisca. Possiamo noi discutere con il Signore, quante volte diciamo: ma Signore questo, quell'altro, quell'altro. Io voglio dire insieme a voi stasera: sia fatta la tua volontà, Signore, una volta per tutti, da questa sera la tua volontà sia fatta. Non vogliamo più vivere per la carne ma per lo spirito. La carne è carne, la carne è contraria alle cose dello spirito, non si può mischiare, non si può unire mai. Lo spirito è spirito, quando c'è lo spirito allora una vita viene trasformata di gloria in gloria, di giorno in giorno, e viene quella conoscenza spirituale, quella rivelazioni. Noi parliamo spesso di rivelazioni, ma a volte ci aspettiamo rivelazioni che conosciamo. Voglio dirvi qualcosa stasera, guardate, io non so se è verità, ma lasciate fare al Signore, se non è buono buttatelo via, diamo spazio anche all'improvvisazione che Dio vuole fare nella nostra vita. Sono 50 anni, 40 anni, 30, il Signore secondo la sua parola può fare qualcosa di improvviso, di nuovo in ciascuno di noi. Oh, lo conosco, dice qualcuno, conosco tutti i meccanismi spirituali, già ho imparato tutto. No,
No, non si impara mai con il Signore. Con il Signore non si impara mai. E ho ricordato tante volte, ebbene sono anziano, mi dovete sopportare, il fratello Greenway, un caro fratello che tanti anni fa, nel 1991, un missionario che era stato, ho detto tante volte, aveva conosciuto tutto il mondo intero, era stato in Africa, aveva combattuto anche lì con i stregoni, pieni del diavolo, lui diceva, era un uomo veramente meraviglioso. Oh fratelli e sorelle, lui è una sera indimenticabile, che ha lasciato un segno indelebile nella mia vita. Cantammo dopo una bellissima predicazione, cantammo "Io m'arrendo a Ognore, io m'arrendo a Ognore". Eravamo 5.000, io ero al centro con il mixer, c'era la presenza di Dio in un modo glorioso. Tutti piangevano, tutte 5.000, non 10 come capita oggi, no? Quando si manifesta il Signore in una chiesa, 10 sono toccati e 20 no. No, quando il Signore, lo Spirito Santo scende con la sua nuvola, tocca tutti. E tutti fummo toccati in quel giorno. E lui disse: io ancora ho soltanto, aveva 80 anni, ho solo graffiato la parola di Dio. E lui piangeva insieme a noi, più di noi, e diceva: io mi arrendo ogni ora. Ho detto tante volte, ho detto: fratello Greenway, adesso è con il Signore, ma che ti vuoi arrendere? Ti sei arreso 80 anni? Hai fatto di tutto? No. Quella sera poi ho saputo che quando è stato portato in albergo un fratello, un caro amico, un pastore, mentre andavano in macchina dalla tenda all'albergo, continuavano a piangere, e lui piangeva a dirotto: io mi arrendo ogni ora. Ancora cantava, gloria a Dio. Fratelli e sorelle, l'improvvisazione di Dio, quando il Signore interviene, fa cose gloriose e meravigliose, non secondo quello che ho pensato, no fratelli, anzi il nostro raziocinio a volte è pericoloso, perché la mente deve essere collegata al cuore. Ci deve essere il collegamento. Perché Paolo dice, chiudo, la mente di Cristo, abbiate la mente di Cristo, perché il Signore la pensa diversamente, spesso e volentieri. Possiamo noi dire che siamo al 100%, che capiamo sempre i pensieri di Dio? No, no, grazie per questi no. No, no, io no. Non mi voglio mettere in quelle condizioni. So tutto, ho imparato tutto, non ho bisogno più di niente. Quando si arriva a quel punto, ecco che la caduta, ecco che la crisi arriva. Ma quando noi siamo aperti, giustamente il centurione, chiudo, un esempio meraviglioso, un uomo, un romano, e Gesù poteva avere contatto con quel romano lì cattivo, duro, no? Ma quell'uomo aveva un cuore aperto. Non entrare in casa, è sempre emozionante, scusate, mi emoziona. Non entrare in casa mia, non sono degno, ma di soltanto una parola. Questo è bello, questa umiltà. Signore, io non sono degno, ma tu puoi dire una parola e tu puoi operare meraviglie in ciascuno di noi. Fratelli, sorelle, quanti ci avete seguiti? Un incoraggiamento soltanto. Non vogliamo preghiere o situazioni carnali, ma vogliamo preghiere spirituali, soltanto guidate dal Signore. È vero? Amen. Potete dire amen stasera, gloria a Dio. Questo non viene da me, spero, vogliate accettarlo, se è da parte di Dio. Se c'è qualcosa che non vi piace, buttatelo via, non fa niente. Ma almeno ricordiamoci, preghiera spirituale. Signore ci aiuti, alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Gloria a Dio, sia benedetto il tuo nome, Signore. Sia benedetto il tuo nome, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù, gloria a Dio. Padre celeste, Padre d'amore, grazie, Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Santo, santo, santo sei, Signore. Santo sei, Signore, santo. Gloria a Dio. Io m'arrendo ogni ore, io m'arrendo.
arrendo, Signore, tutto a Cristo. Io m'arrendo, Signore. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Qualcuno che vuole pregare brevemente? Grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù. Sorella Giulia, portate il microfono, grazie. Gloria a Dio. Aiutaci. Nel tuo nome, Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo, Signore, per questa tua parola, Signore, perché è stato veramente balsamo per i nostri cuori, oh Signore. Sì, in questa sera vogliamo dirti, noi ci vogliamo arrendere ogni giorno, Signore. Alleluia. Perché vogliamo essere preziosi agli occhi tuoi, oh Signore, perché non vogliamo fare le cose secondo la carnalità, oh Signore, ma vogliamo fare le cose secondo lo Spirito Santo, Signore. Ti chiediamo in questa sera, Signore, che tu guidi ogni nostra preghiera, Padre, che sia una preghiera portata al te, oh Signore, perché non vogliamo vedere il compimento delle nostre preghiere, oh Signore. Grazie, 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 Signore, benedici, perché chi non è venuto questa sera, tutte le persone che sono malate, allunga la tua mano, Signore, e benedicile grandemente in questo momento nel nome di Gesù, che tu possa operare nella vita loro, Signore, perché noi vogliamo seguire te, oh Signore, solo te, oh Signore, e solo la tua parola, Signore. Grazie, 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 accompagna le nostre case con la tua benedizione, con la tua parola, fa che ne facciamo veramente tesoro in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Grazie Signore. Grazie, facciamo Signore una preghiera finale. Il tempo corre via, abbiamo da accompagnare le sorelle qui, alcuni. Signore, ti ringraziamo, ma la tua presenza stia con noi, stai con noi come i due sulla via d'Emmaus. Rimani con noi, che si fa sera in questo mondo pieno di ansie, pieno di paura, ma noi non temiamo nulla perché abbiamo te. Stai con noi anche questa notte e domani, e benedici quanti ci hanno seguito e ci seguiranno ancora nelle registrazioni di questi canali. Benedici ognuno, Signore, e consola quanti sono malati. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Il Signore ci benedica a tutti. Amen. Amen. Grazie.